Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel poligono Nobel di Agrigento che già conoscete perché in un paio di video ve l'avevo già presentato. Allora, oggi voglio parlarvi degli inceppamenti delle armi corte, di cosa sono, del motivo per cui a volte si verificano, ma soprattutto di come risolvere. Allora, uno degli inceppamenti più diffusi è quello del colpo che, nonostante la pressione del grilletto, non parta. Questo può dipendere da più fattori. Se ricarichiamo noi le munizioni in casa, potremmo avere commesso un errore e il colpo di conseguenza non parte. Io in questo caricatore ho inserito un colpo che ha già un innesco che non è partito, quindi lo sfrutto, sparo un colpo, dopodiché l'arma si incepperà e vi farò vedere la soluzione. Ve l'anticipo, nel caso in cui il colpo non dovesse partire, la soluzione più rapida è quella del tap rack bang. Si chiama così perché simula i rumori dell'arma durante lo svolgimento della stessa manovra. Tap rack bang, quindi colpisci il serbatoio da sotto, quindi il caricatore. Perché? Perché se l'arma non ha sparato, in teoria il serbatoio potrebbe non essere incastrato bene, quindi quando si chiude il carrello il colpo non viene camerato, automaticamente sparando non partirà. In questo modo spingiamo il caricatore per bene all'interno, scarrelliamo e in quel caso, se la colpa fosse dipesa dall'inserimento del caricatore, avremmo risolto perché il caricatore verrebbe inserito bene. Caricatore che comunque, quando noi iniziamo la pratica e carichiamo l'arma, andrebbe sempre assicurato con dei colpetti per evitare, quindi il tap noi lo facciamo a prescindere. Se invece è l'innesco che non è partito, non sapendo quale sia il motivo, noi faremo tap rack, quindi espelleremo il colpo che non è partito, camereremo il colpo successivo, bang, quindi anche in questo caso tap rack bang risolve il problema, perché nel dubbio assicuriamo il caricatore, comunque espelliamo il colpo che non partirà mai e inseriremo il secondo. Va valutato però, bisogna fare attenzione a riconoscere dal rumore se si è esperienti, il caso in cui invece manchi della polvere all'interno della munizione. Se è una munizione comunque ricaricata in casa, se invece è una munizione commerciale, il discorso cambia, perché è difficile che non ci sia polvere nella munizione commerciale, sono praticamente quasi tutte perfette. Nel caso in cui comunque in una munizione fatta in casa manchi della polvere, alla pressione del grilletto comunque la palla si staccherebbe, si scrimperebbe dal bossolo, andrebbe all'interno del free boring, comunque della canna. Se noi facessimo tap rack, automaticamente metteremmo il secondo colpo in canna, al bang troveremmo la canna ostruita e potremmo creare un guaio, perché potrebbe esplodere l'arma con proiezioni di parti metalliche e quanto altro, quindi probabili danni alla mano, al viso, agli occhi e così via. Quindi facciamo attenzione sempre prima del tap rack bang a non avere percepito comunque una sorta di piccola esplosione, perché se durante lo sparo non ci rendiamo conto che comunque l'arma, il colpo lo ha espulso in parte e lo ha bloccato all'interno della canna, è un guaio che non va sottovalutato. Comunque vi faccio vedere come fare il tap rack bang. Io spero al primo colpo, che è quello corretto, dopodiché si incepperà, tap rack bang, e sparerò il terzo colpo. Tap rack. In questo modo, così, ho espulso il colpo difettoso e sono andato al colpo successivo. Adesso vi faccio vedere altri tipi invece di inceppamenti che sono risolvibili pure con una manovra rapidissima. Un altro tipo di inceppamento invece è quello in cui il bossolo non venga espulso completamente, quindi rimanga in questo modo di camino. Infatti in inglese ha un nome, stovepipe, anche se io non so pronunciare benissimo l'inglese, che indica il tubo del camino, della stufa praticamente. Allora, come potete vedere, c'è il colpo all'interno che stava per camerarsi, che però non è riuscito ad inserirsi perché c'è questo bossolo che impedisce la chiusura del carrello.
Per risolvere quest'altro tipo di inceppamento dovremmo fare scorrere la mano verso dietro in modo da espellere con un colpo secco il bossolo. C'è da fare attenzione però, perché spesso si ha l'istinto, dato che la mano è messa qua, di passarla davanti. Io adesso non la passerò davanti, la passerò da questa parte, quindi siamo distanti. In proiezione sembrerà che io vada davanti, quindi capirete il movimento che non dovrete fare. Non bisogna passare davanti alla volata per poi arrivare sul bossolo. Adesso mi avvicino, vi faccio vedere che distanza c'era, perché con le armi non bisogna mai scherzare. Quindi in questo caso da qua si va qua direttamente, non si passa davanti alla volata. È una manovra questa che va provata in bianco tante volte in casa fino alla noia, se abbiamo intenzione di risolvere questo inceppamento così, altrimenti si va da questa parte ma si ha meno energia. Io consiglio comunque di fare tante prove e andarci da qua. Una volta fatta questa manovra, in questo modo si rimuove il colpo precedente che è rimasto a metà e si può andare a fuoco col colpo successivo. Questa è la soluzione al secondo tipo di inceppamento. Un altro tipo di inceppamento è la doppia alimentazione o double feed. È più diffusa nelle armi lunghe, nelle carabine, ma anche nelle armi corte spesso capita. In quel caso è una doppia alimentazione, quindi due colpi all'interno della camera che cercano di entrare contemporaneamente all'interno della camera di cartuccia. Succede in questo modo. Questo è un double feed, sono due munizioni all'interno della camera di cartuccia, comunque cercano di entrare all'interno della canna, il che è impossibile. L'unica soluzione che avremo, siccome se tiriamo rimane lì, dovremmo stare a far ballare due ore la nostra munizione, che potrebbe, come in questo caso, capovolgersi, la migliore soluzione è l'estrazione del caricatore, che va fatta con forza, perché comunque la munizione avanza e potrebbe rimanere leggermente bloccata. Va fatta con forza. Come vedete, il proiettile era già quasi espulso. Si scarrella, in questo caso la munizione in più viene buttata via, casca per terra, si inserisce nuovamente il caricatore e si continua a sparare. Quindi è possibile risolvere in questo modo questo tipo di inceppamento. Nel caso in cui l'estrazione del caricatore risulti dura, dovete con forza tirare e cercare di liberarlo. E comunque ci vuole poca forza, perché i caricatori sono studiati per estrarre il colpo tirando, non è una forza eccessiva. E tutto ciò va sempre fatto comunque con l'arma rivolta sempre verso il bersaglio, verso una zona sicura, quindi il parapalle del nostro poligono. Un altro tipo di inceppamento, questo non posso simularlo perché non è semplice come cosa, è quello del colpo che, se realizzato male, soprattutto per ricariche domestiche, rimanga, o perché l'arma è sporca, rimanga bloccato all'interno della camera di cartuccia. In quel caso avremmo il caricatore pieno con altri colpi. Quindi la prima manovra da fare è quella di disinserire il caricatore, posizionarlo nel nostro porta caricatori, dopodiché afferrare per bene il carrello della nostra arma e colpire con energia la parte bassa del fusto, quindi dove c'è l'elsa. In quel caso, per farvelo vedere, io adesso dovrò afferrarlo dalla parte posteriore, che altrimenti non vedreste nulla, colpendo il colpo, che in questo caso è simulato, è semplicemente un colpo sparato, verrà espulso. Dopo diversi colpi verrà espulso e l'arma ritornerà libera. Potremo quindi riprendere il caricatore, inserirlo e continuare la nostra sessione di allenamento. Questa è una di quei tipi di inceppamenti per i quali bisogna fare attenzione. Con la massima sicurezza afferrate in maniera salda e colpite. Non va mai sottovalutato il maneggio dell'arma.
Poi ci sono altri tipi di inceppamenti, ci possono essere palle che, come abbiamo detto poco fa, rimangano bloccate in canna. In quel caso l'arma va smontata, si finisce l'allenamento, si interrompe tutto quello che si stava facendo, si lasciano le munizioni in una zona sicura, si va nella flame zone, l'area comunque destinata al maneggio delle armi, e in quel caso con gli strumenti adatti si può colpire dalla parte opposta per cercare di far uscire la palla che è rimasta incastrata all'interno della canna, ma quello è una soluzione che non viene considerata come una soluzione di un inceppamento per lo svolgimento ancora della gara, quindi per sbrigarci. La soluzione è rapida, come abbiamo detto poco fa, la prima è il tap rack bang, dopodiché tubo di stufa, double feed e poi questa del colpo in sequenza come probabilità di inceppamenti che possono verificarsi durante l'allenamento. Per me la sequenza come possibilità di eventi che si verificano in percentuale è questa. Va bene, spero che questa mia umile spiegazione di quello che ho imparato in questi anni di utilizzo delle armi possa esservi di aiuto e che vi sia utile in caso di bisogno, nel caso di inceppamento, che ricordatevi che non va visto come un incidente. Perché gli inceppamenti sono degli avvenimenti normali previsti che accadono durante l'utilizzo delle armi. Un inceppamento non è una cosa grave, un inceppamento è una cosa normale che con le armi, soprattutto se utilizzate frequentemente, è una cosa che succede e che va risolta con consapevolezza e disinvoltura. Va bene, detto questo vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, spero di esservi stato utile, quindi vi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto, a iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanella in modo da attivare le notifiche e ci vediamo per i prossimi video. Ciao da Riccardo e al Poligono Nobel di Agrigento.